Torniamo al tema. Ferma la voce del narcisista nella tua testa. Ecco come si blocca. Allora, spesso la voce del narcisista è quel leitmotiv, come quella canzone alla radio che tu l'hai ascoltata una volta, ti è entrata in testa e non riesci più a farla andare via. Come se questa voce entrata nella tua testa ti costringesse, diciamo, da questo punto di vista, a essere sempre in una situazione, diciamo, estremamente negativa, in una situazione estremamente nefasta. E questo cosa comporta? Beh, comporta un qualcosa di molto importante, comporta un qualcosa di fondamentale, che tu, la tua voce, la voce del narcisista nella tua testa, continua a condizionarti e non ti permette di essere libera, non ti permette di uscire fuori, di venire fuori da questa situazione, perché ne resti. Resterai vinculata, resterai bloccata. Questo purtroppo è quello che succede, succede abbastanza frequentemente, quindi tu devi imparare a liberarti, diciamo così, da questa situazione, no? Questo è molto importante. La cosa principale però che devi fare è seguire alcune procedure se vuoi eliminare questa voce nella testa del narcisista. La prima cosa che devi fare è: che cosa dice questa voce? Perché sicuramente questa voce non dice mica cose buone e giuste nei tuoi confronti, anzi dirà delle cose che potranno essere estremamente negative verso di te. Potrà dire che non sei abbastanza, potrà dire che devi cambiare, potrà dire che è sempre colpa tua. Saranno i discorsi, diciamo, che il narcisista tenderà a mettere in atto nei tuoi confronti. Purtroppo non puoi sperare che il narcisista si comporti, tra virgolette, bene con te, perché questo non è possibile. Il narcisista non funziona in questo modo, il narcisista funziona diversamente. Ed è, purtroppo, per fortuna, diciamo, il fatto fondamentale. Poi, che cosa fai quando senti questa voce? Non è detto che te lo dica, tu lo senti nella tua testa. Tu cercherai di rivivrai la scena nella tua testa, in cui magari ti senti colpevole, percepirai di essere colpevole, percepirai di non essere al posto giusto, di non aver fatto le cose giuste. Purtroppo questo capiterà e quindi tenderai a giustificarti, ma farai tutto nella tua testa e allora vedrai lui che infierirà su di te, punterà il dito contro di te: tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, tu qui, tu là, insomma. Te ne farà di cotte di crude. Purtroppo questo è quello che capita fondamentalmente. Ora devi imparare a fare le cose diversamente, perché poi proprio sempre in un percorso interiore, non parlo di esteriorità, magari tu abbasserai gli occhi, cercherai di giustificarti, ti sentirai colpevole, ti sentirai, come dire, uscita fuori da una situazione negativa, uscita fuori da una situazione nefasta in cui poi diventa difficile, no, per te essere di nuovo una persona in grado di essere libera. E allora cosa farai? Dovrai cambiare atteggiamento, devi imparare a fermare, a bloccare questa voce nella tua testa. Puoi farlo con delle tecniche. Intanto devi subito farlo appena ti succede di sentire la sua voce, senza neanche che te lo dica, come se tu ti autopunissi e senti la sua voce nella tua testa. Devi imparare a fare delle cose, ad esempio,
Non appena succede devi evitare di giustificarti, ma nella tua testa inizia a prenderlo a insulti, inizia a dire questo stronzo ha fatto questo ha fatto quell'altro. Devi essere tu che prendi l'iniziativa e diciamo dentro la tua testa gli dai del falso, del bugiardo. Se lui ti dice ad esempio che sei grassa, tu, nella tua testa ti gira la voce, guarda come sei grassa, tu inizia a dire ciccione immondo, guarda quanto fai schifo, ce l'hai piccolo, con la panza che c'hai non si vede niente. Ma per fare un esempio, no? Quindi devi agire, rompere lo schema e approfittare del fatto che lui dice queste cose per togliertelo dai maroni, devono essere una motivazione in più, non una motivazione in meno per togliertelo dalle palle finalmente. Quindi inizia a, diciamo, a farti bella, a renderti più femminile, a fare sport, magari a correre, coltiva le tue passioni, sviluppa le tue passioni, vai a fare una passeggiata. Vai a ballare, fai delle cose, interagisci sia online, quindi attraverso i social, ma anche offline, non lasciare il tutto limitato all'offline, all'online o all'offline, insomma, agisci e poi inizia a mettere dentro di te dei mantra positivi che dovrai ripetere frequentissimamente, tipo merito di essere amata per quello che amata o amato per quello che sono la persona più importante del mondo e mi amo e mi accetto così come sono unica, sono affascinante, sono splendida, non ho bisogno di essere validata da qualcuno, sono stupenda. Ecco, inizia a mettere schemi di questo genere, inizia a tirarti su, inizia a creare un dialogo con te stessa positivo e vedrai che finalmente, senza fare grossi sforzi, te lo toglierai dai coglioni, o per meglio dire, te lo toglierai dai tuoi pensieri. Questo è un punto fondamentale perché ti consente di essere libera, ti consente di essere la persona giusta, ti consente di raggiungere dei risultati che altrimenti non saresti in grado di raggiungere, c'è poco da fare. Le cose funzionano in questo modo e tu hai tutte le chance, tu hai tutte le possibilità di essere la persona migliore del mondo. Quindi questo prendilo in considerazione perché è fondamentale. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale.